Cari amici, bentrovati, Rosi Canale New York, domenica 15 novembre, sono le 3:15 del pomeriggio, mentre da voi in Italia sono le 9:15 del pomeriggio. Questo è Adesso parlo io, uno spazio editoriale libero protetto dal primo emendamento della Costituzione americana. Avrete visto che il presidente Trump ha lanciato un tweet oggi in cui diceva che Biden ha vinto perché le elezioni sono taroccate. In molti si sono chiesti se questa sua, come dire, dichiarazione della vittoria di Biden sia un modo per, come dire, arrendersi a questa, battaglia legale. Assolutamente no, cari amici. Il presidente Trump, in maniera del tutto sarcastica, sta cercando di farci capire in che tipo di tempi stiamo vivendo, anche perché i media hanno, proclamato una sorta di ufficialità, di un ipotetico vincitore, ma non è né la CNN, né la NBC, né Fox News che possono proclamare il nuovo presidente degli Stati Uniti. Questo spetta esclusivamente ai legislatori. Intanto il presidente Trump con i suoi avvocati sta collezionando il maggior numero di prove possibili per poi presentarle alle diverse corti. Già ci sono delle cose che stanno andando avanti, ma oggi in particolare vi voglio documentare su questo dominium, cioè sul software che ha contato i voti durante appunto questa tornata elettorale. Già ne abbiamo parlato ieri in parte, ma oggi ho fatto degli approfondimenti. Intanto parliamo di una struttura assolutamente radical left, cioè di estremisti di sinistra, dove al top ci sono anche dei rappresentanti di Antifa che per oltre 4 anni hanno detto e dichiarato di tutto contro il presidente Trump. Allora, il software che ha contato i voti e che è stato utilizzato negli stati chiave, chiamiamolo, appartiene ad una compagnia che si chiama Smartmatic. Questa compagnia è stata, pensate, fondata da Hugo Chavez, cioè l'ex presidente del Venezuela dal 1999 al 2013, anno della sua morte. Ma quello che va sottolineato, tra l'altro, è che Hugo Chavez apparteneva al Fifth Republic Movement, che praticamente era la fase embrionale di quello che oggi possiamo chiamare l'Unione dei Socialisti in Venezuela, quindi il Partito dei Socialisti. Attualmente, cari amici, a capo di questa Smartmatic, cioè di questa società che gestisce Dominium, ci sta uno dei maggiori soci in affari di George Soros, che sicuramente molti di voi hanno idea di chi stiamo parlando. Quindi la società viene registrata in Florida, ma la sede reale è a Caracas, in Venezuela, quindi pensate voi che giri incredibili. Questo sistema era stato già bannato 10 anni fa dagli Stati Uniti e ritorna adesso, proprio durante le elezioni Biden-Trump, sotto forma di subcontractor, quindi con una sorta di subappalto per cercare di, come dire, mimetizzarsi tra le frasche. Ma è chiaro che Dominium manda tutti i dati collezionati sotto forma appunto di data a Smartmatic, che alla fine gestisce l'intero risultato finale. Quindi che cosa significa questo, amici? Significa che i voti americani sono andati a finire sotto forma di dati fuori dal paese. In un paese straniero, quindi quando si gridava al fatto che ci potevano essere interferenze di paesi stranieri nelle elezioni americane, ecco qui che ne abbiamo l'ennesima prova. Non c'era nessuna necessità che i voti, che la data, i dati dei voti americani andassero a finire fuori del paese. Però è successo anche questo. Voi pensate, per esempio, che nello stato della Pennsylvania Donald Trump era avanti di 800.000 voti. E che cosa è successo? Tutto questo era sotto gli occhi di tutti.
il risultato non poteva essere ribaltato se non con degli imbrogli. Voi pensate che Trump era avanti di 800.000 voti quando si erano già contati circa il 64% dei voti. E quindi nessuno delle emittenti ha pensato di chiamare lo Stato a favore di Donald Trump, ma invece che cosa hanno fatto? Hanno fermato il conteggio dei voti. E adesso vi spiegherò perché questo qui è accaduto. Questo è accaduto in Pennsylvania, così come è accaduto in Michigan, così come è accaduto in Wisconsin. In un periodo sereno, con un altro presidente repubblicano al posto di Trump, state tranquilli che qualsiasi altra emittente televisiva avrebbe veramente chiamato lo stato della Pennsylvania a favore di Trump. E questo che cosa dimostra? Dimostra che tutto questo è un piano messo in atto per trasformare i risultati delle elezioni e quindi danneggiare Trump. Danneggiare Trump, si sapeva che i mass media facevano parte di questo grande piano, anche perché la diffusione di dati falsi in termini di exit poll è una sorta di, come dire, impeachment creato dai media per danneggiare a tutti i costi quest'uomo. Allora, attualmente in Pennsylvania ci sono 632.000 voti che sono stati identificati come voti illegali. Basterebbero questi per far vincere Trump di circa 300.000 voti di scarto. Ed è quello che può succedere se togliessero questo dominium e contassero i voti con un sistema trasparente e legale. Ma capite bene che per fare tutto questo bisogna portare avanti una battaglia legale, che è proprio quello che sta facendo il presidente Trump. Voi immaginate che proprio a Filadelfia, che è la città, come dire, regina per quanto riguarda i brogli elettorali, non hanno permesso a nessun repubblicano di essere presente nel momento in cui venivano aperti questi ballot, cioè queste schede elettorali, perché voi capirete che per comprendere l'illegalità e l'illegittimità di una scheda elettorale è cruciale il momento dell'apertura della busta, perché stiamo parlando di mail-in ballots, cioè di voti che arrivano attraverso la posta. Una volta che la scheda elettorale è tirata fuori dalla busta e quindi non si può verificare il timbro, la data, eccetera, quel ballot, quella scheda va a finire insieme a milioni di altre e si è persa traccia. Allora, che cosa hanno fatto questi grandi criminali? Hanno oscurato addirittura le finestre di accesso dove loro stavano aprendo questi ballot e hanno buttato fuori tutti i repubblicani che erano addetti a verificare l'integrità e la trasparenza del processo. Addirittura, quando li hanno fatti rientrare, li hanno fatti mettere a 50 metri di distanza e li hanno autorizzati ad utilizzare un binocolo. Voi immaginate che tipo di sentimento si può avere di fronte a un'azione del genere? Quale trasparenza, quale fiducia possono avere i cittadini di fronte ad un comportamento del genere? È assolutamente inaccettabile. Per cui adesso abbiamo questi 632.000 voti che sono stati trattati con questo sistema, cioè non è stato dato accesso ai repubblicani. Questa è una cosa assolutamente che l'avvocato di Donald Trump, Rudy Giuliani, ex sindaco di New York, ha spiegato chiaramente, ha detto che c'è la prova che 632.000 voti sono assolutamente illegali. Stessa cosa che succede più o meno a Detroit, nello stato del Michigan, dove addirittura alle 4 del mattino vengono portati dentro il presidio 100.000 nuove schede. Tra le persone che controllavano in quel caso, c'erano anche dei repubblicani, c'era qualcuno che era un ex impiegato di Dominion, voi pensate. E in tutte queste schede, queste 100.000 schede che sono state aperte, c'era esclusivamente il nome di Biden. La cosa, ovviamente,
puzza un pochino e vi spiego perché. Perché voi sapete che durante le elezioni presidenziali non è che si vota esclusivamente per il presidente Biden o Trump, ci sono anche tutta una serie di altri candidati in base alle, diciamo, ai posti vacanti che bisogna ricoprire in quel periodo. Quindi, oltre a Biden, c'erano tutta una serie di liste di democratici che potevano essere al congresso, che potevano essere dei district attorney, che potevano essere tutta una serie di altri personaggi che potevano essere votati. Invece no, cari amici, in queste schede, che sono state consegnate alle 4 del mattino, c'è esclusivamente il nome di Biden. E sapete perché? Ve lo dico subito. Perché i democratici in questo caso sapevano di essere indietro, perché Dominion aveva riferito i dati, li aveva trasferiti e aveva fatto comprendere che Donald Trump era avanti rispetto a Joe Biden. Quindi che cosa hanno fatto questi signori? Hanno fermato il conteggio dei voti e hanno scritto di fretta tutta una serie di schede dove hanno subito messo lì il nome di Biden in maniera molto veloce e le hanno consegnate per inserirle dentro le macchine. Avete capito di che tipo di frode stiamo parlando? Ora, lo abbiamo detto anche ieri, a prescindere dal fatto che ci sono migliaia di voti di persone morte che hanno votato e che risultano essere stati conteggiati. Ma non è quella la differenza, non è quello che ribalterà il risultato. La vera frode arriva da questo Dominion, dove loro acquisivano i dati, vedevano chi era in vantaggio. Nel momento in cui Trump in tutti gli stati era in vantaggio con dei record di voti, che facevano? Bloccavano il conteggio, chiamavano e dicevano: ci servono 100.000 voti per superare. Questi qua portavano altre 100.000 schede taroccate che venivano inserite e venivano conteggiate. Ecco come è stato creato tutto questo sistema criminale per rubare un'elezione ad un presidente voluto e scelto dal popolo. Quindi capite che tutto questo è un problema non solo di credibilità, di integrità, di questa grande democrazia internazionale, appunto, che è l'America, che viene riconosciuta come la più grande democrazia del mondo. Qui il problema è di sicurezza nazionale, anche perché questi dati, come vi ho già detto, sono usciti dal paese, sono andati a finire chissà dove, magari in Venezuela, e lì qualcuno ha stabilito che bisognava cambiare le carte in tavola per ribaltare questi risultati. Come avrete sentito anche, Joe Biden ha parlato anche del piano più corrotto delle elezioni. Ha detto: sì, io ho vinto perché ho il piano più corrotto delle elezioni. Beh, non si sbagliava di tanto, cari amici, perché alla luce di tutto questo, veramente è mortificante dover pensare che l'America perde un presidente valido come Donald Trump, il presidente del fare, per una frode del genere. E non solo. Valutate tutte queste cose, resta il fatto che quest'uomo ha preso 9.000, quasi 9 milioni, quasi 10 milioni di voti in più rispetto a Joe Biden. Ma voglio farvi vedere anche un'altra cosa per farvi rendere conto meglio, di questa frode, e ve la faccio vedere subito così. Allora, questo praticamente, questi sono gli stati, diciamo, i campi di battaglia che hanno creato poi, insomma, diciamo, tutto la battaglia delle presidenziali si è giocata in questi stati: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania e Wisconsin. Questi sono gli stati che sono stati che hanno utilizzato Dominion come conteggio. Quindi capite bene che gli stati chiave erano quelli che utilizzavano Dominion ed erano appunto quelli che hanno poi stabilito questa posizione
potenziale vittoria. Adesso vi faccio vedere invece un altro screenshot per farvi vedere quali sono gli stati che hanno fermato il conteggio. Eccoli qua, guardate, abbiamo Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania e North Carolina. Quindi praticamente a conferma di quello che vi ho detto prima, gli stati che hanno utilizzato Dominion come software del conteggio appunto dei dati elettorali sono gli stessi che hanno bloccato il conteggio dei voti affinché si potesse creare questo, come dire, questo matching dei voti mancanti. Sono gli stessi stati in cui nel mattino, di notte, eccetera, sono state consegnate un numero indefinito di schede elettorali, ovviamente illegittime e illegali. Ma non solo, sono anche gli stati che hanno avuto un aggiornamento del software Dominion qualche ora prima delle elezioni, quindi dell'election day, o addirittura durante il corso del conteggio. Tutto questo è l'illegalità nell'illegalità, perché sapete che il vicepresidente di Dominion proprio ha dichiarato che nel momento in cui la macchina subisce un aggiornamento deve essere ricertificata, perché bisogna controllare che l'algoritmo sia equo nel conteggio dei voti. Quindi, amici, capite bene che qui la situazione è molto più seria di quella che noi pensiamo. Qui qualcuno ha detto che Trump non ha voglia di lasciare la Casa Bianca o che è un personaggio che non sa perdere. In questo caso, amici, abbiamo perso tutti, perché se questo è il livello di civiltà a cui siamo arrivati nel 2020 per mano di questi malati assetati di potere, allora veramente abbiamo fatto un passo indietro di 500 anni nella nostra proprio civiltà mondiale. È veramente orribile pensare che questi democratici ci ritengano così stupidi, che pensino di essere così superiori al popolo da poterci incartare con una storia del genere. E non solo, voi sapete che ieri c'è stata questa marcia straordinaria a Washington a sostegno del presidente Trump. Bene, milioni di americani hanno scelto di volare a Washington, sono andati lì con le proprie macchine, insomma si sono riuniti in maniera pacifica, cantando, intonando dei cori, con queste bandiere colorate, in maniera proprio gioiosa, a sostegno di questo presidente, dicendo che secondo loro queste elezioni non sono regolari. Bene, sapete che cosa è successo? Che al calar del sole questi delinquenti di Antifa hanno attaccato queste famiglie, cioè parliamo di persone con bambini, parliamo di persone anziane, parliamo di gente che era seduta a mangiarsi una pizza e gli hanno buttato addosso il cibo, hanno fatto volare i tavolini, hanno accoltellato delle persone, addirittura la polizia si è dovuta mettere come schermo per proteggere questi cittadini comuni che erano andati a manifestare a favore del presidente. Gli hanno rubato le bandiere, hanno incendiato le bandiere Trump-Pence, hanno incendiato i cartelli Four More Years, hanno fatto un disastro. Donald Trump è uscito con un tweet molto forte in cui diceva: ecco la spazzatura umana di sinistra che cosa è capace di fare. Voi pensate che di questi attacchi alla gente per bene, ai repubblicani comuni che manifestavano a favore di Trump, qualche notiziario ha dato notizia? Assolutamente no. La stampa è stata completamente muta su questa storia, nessuno ha raccontato di questi attacchi ignobili alla gente per bene. Allora, cari amici, come capite la situazione è veramente abbastanza seria, perché poi abbiamo un
pseudo presidente eletto che sale su un palco e dice: l'America deve guarire, dobbiamo unire l'America, dobbiamo guarirla da quest'ondata di razzismo che sapete chi l'avrebbe creato questo razzismo? Secondo voi? Donald Trump. Allora, quando poi accadono storie come queste, quando poi ci si rende conto della corruzione profonda, della voglia di prevaricare, di sopraffare l'altro, della voglia di imporre la propria volontà, della voglia di azzittire chi ha un pensiero diverso dal tuo. Ma di che cosa sta parlando Joe Biden? Ma cioè, quando loro sono l'essenza di questa violenza, l'essenza di questa discriminazione, di questo razzismo e soprattutto della negazione di diritto della parola rispetto all'altro. Queste persone stavano manifestando senza scassare negozi, senza bruciare auto, senza irrompere nelle case delle persone. Stavano soltanto sostenendo il presidente che loro ritengono sia più giusto per governare questo paese. Che cosa è successo? Quello che vi ho appena raccontato. Amici, queste sono le ultime notizie, ci aggiorniamo domani mattina intorno alle 6, 6 e mezza, quando qui sarà più o meno mezzanotte, mezzanotte e mezza. Vi ringrazio per il vostro ascolto, siete sempre tanti e vi invito a mettere mi piace sulla pagina se ne avete voglia. Ringrazio di cuore gli amici che collaborano, che mi mandano queste informazioni. Purtroppo i giornali di regime, sapete che ci stanno inondando di informazioni false. Quindi fortunatamente ci sono questi amici e amiche anche che in qualche modo ci informano dall'America. Col decimo toro cercherò di fare quello che posso, sapete che sono solo. Gli attacchi certo sono da tutte le parti, qui da Bergoglio, Soros che ci attacca via mare, chi ha orecchie per intendere intenda, e queste notizie dell'America veramente. Ma non ci dobbiamo scoraggiare, dobbiamo anzi essere sempre più forti nella lotta, 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 lotta continua. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.